allora si gode. Tutti rossoneri e non rossoneri, buona domenica. Siamo oggi domenica 6 febbraio, il giorno dopo the last the day after derby City Milan. E come non essere felici, come non essere entusiasti, come non godere di fronte a quello che è successo e che abbiamo visto con i nostri occhi. Come si fa? Come si fa? Come si fa a non godere? Ditemelo, ditemelo. Come si fa? Come si fa? Goderebbero tutti al posto nostro? Ebbene, godiamo anche noi. E questa volta godiamo bene, bene. E proprio a spruzzo, a getto, come un idrante. Però, permetteteci di godere perché è giusto. Poi, oltretutto, oltre vedere una partita vinta in questo modo, inaspettata, perché sicuramente abbiamo giocato male, molto peggio di loro. Loro faccio complimenti perché sono comunque sia una squadra top, hanno tecnica, carattere, fisicità e anche il gioco che non avevano neanche l'anno scorso con Conte, e quindi faccio davvero complimenti perché magari ora abbiamo vinto, siamo riavvicinati, il campionato non è chiuso, però alla fine secondo me alla lunga tutto può succedere, ma alla lunga saranno ancora loro che, secondo me, spero di sbagliarmi, si aggiudicheranno il campionato, la squadra più forte. Però ieri sera hanno avuto calo di concentrazione, hanno sofferto con i cambi e non abbiamo approfittato. Sicché lasciateci godere, non lo sappiamo neanche noi come abbiamo vinto, però lasciateci gioire almeno questa settimana. Dai, che finalmente Milano è tornata rossonera. I colori che più gli si addicono, il rosso e il nero. Però ora è tutto semplice, no? Perché qui tutti fanno i video post, tutti gioiscono, godono, si qui si gode di là, si gode su, si gode sotto, si gode di accanto, si gode di qua a sinistra, si spruzza di più, chi meno. Comunque, ma andiamo un attimino a visualizzare quello che è stato il contesto. Perché ora sono tutti buoni, però vediamo ora se in realtà qualcuno ha visto cosa che non è andato, cosa non è andato nella nostra squadra. Allora, prima di tutto c'è andata di lusso, perché te non ti può presentare in campo in un derby, non ti può presentare che ti sei già cacato nelle mutande. Perché ieri sera siamo entrati in campo, avevamo già le mutande, le brache sporche di cacca, eravamo già impauriti, e te con una squadra del genere non puoi entrare in campo con quella paura lì, perché ieri sera ci è andata bene, perché meno male che hanno tutti da ridire con la coppia di centrali, perché manca Tomori, tutti da ridire su Romagnoli e Calulo, invece sono dimostrare all'altezza, ma ancora di più Magnan, che ora addirittura, secondo me, li faranno anche, anzi, è da fare, una cattedrale, la cattedrale di San Magnan li facciamo, perché se lo merita, perché ieri sera è stato l'uomo in più, in tutto e per tutto. E se non ci fosse stato lui, il primo tempo andavamo negli spogliatoi con bel ballino di reti prese, capito? Perché noi abbiamo proprio avuto l'approccio sbagliato. Primi 5 minuti abbiamo provato a impostare, abbiamo provato a giocare, poi siamo spariti. Vogliamo parlare anche ora, io giustamente so critica, abbiamo vinto e so contentissimo, però per le altre partite dobbiamo migliorare prima di tutto l'aspetto l'impatto sulle partite caratteriali, perché ultimamente non ce l'abbiamo, perché con la Juve se volevamo potevamo vincere, e invece no, non abbiamo voluto osare quel qualcosa in più che ci poteva permettere di prendere 3 punti. E ieri sera proprio siamo entrati in campo sbracati, proprio non c'eravamo con la testa, guardateli in faccia i giocatori, guardateli, non stoppavamo un pallone, stoppa inseguì i terzini. Calabria, mi dispiace dirlo, ma ieri sera non c'era proprio, ha sofferto la fisicità di Perisic.
non era tranquillo, era insicuro. Io avrei preferito schierare un po' più di esperienza come Florenzi, ma queste sono scelte che poi abbiamo vinto e va bene. Lascia tutto al caso. Teo. Io certe volte durante la partita mi chiedevo dentro la mia testa, no, perché l'ho bacata, ma mi chiedevo: ma che cazzo ci sta a fa' campo? Ma che cazzo ci stai a fa' campo? L'unica cosa decente che ha fatto è stata in tutta la partita il fallo dell'espulsione, perché quelli andavano in porta e andavano a pareggiare. Perché si vince anche in quel modo. Se c'è da picchiare nel momento opportuno, si picchia, perché loro, quando hanno fatto la rete, il vantaggio è l'1-0, e tutte le volte che provavamo a ripartire noi, ci buttavano in terra. Sempre, sempre, riguardatela, sempre. Non ci davano il tempo di ripartire. E quando riuscivamo a ripartire, loro già riuscivano a chiudersi prima di noi. E quando riuscivano, ci buttavano a terra, così avevano il tempo di riposizionarsi. Guardate le ste cose. Poi, quelli di fascia, Selemaker, ieri sera proprio io, non so, ha fatto un casino con la palla di dito. Non mi ha fatto, guarda, guardate, mi faceva rimpiangere Castillejo ieri sera. Ieri sera mi faceva rimpiangere Castillejo. Vi giuro. Quei mortaletti, nei piedi mortaletti. Non ha mandato una volta aiutare a doppiare su Calabria, a dare una mano a Manforte al terzino destro. Mai. 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 Leao ha svogliato tutta la partita, non si sa se c'era con la testa, l'abbiamo rivisto nel finale. Meno male, per fortuna, perché se no, non è anche lui, non ha mai aiutato Teo, forse non serviva neanche, però non è mai sceso a aiutarlo. Mai, ed è quello che doveva fare. Ci è mancato proprio il supporto di quelli del centrocampo, delle ali, ci è mancato il supporto in fase difensiva. Ecco come mai soffrivamo sempre, a destra e a sinistra. E Tonali, Bennacer in mezzo contro tutti, perché che sì, ora inizieranno a dire il contratto, deve stare in tribuna, guardate come ha giocato, ma ve ne siete accorti? Questo vale anche per quelli dell'Inter, ve ne siete accorti che trascicava piedi? Che era proprio stanco, era cotto? È solo che l'ha messo in campo, perché una partita del genere ti è ritornato uno come che sì, l'ha provato anche fuori ruolo, ma devi provare a far giocare tutti. Tomori non l'ha voluto rischiare e ci è andata bene, ma almeno uno lo dovevi rischiare, perché Diaz non è giocatore che ti fa 90 minuti, non te le fa. Diaz è giocatore dagli ultimi 20 25 minuti per cercare di cambiare la partita. So, il giocatore è quello lì, ci voleva uno l'idea lì, non è riuscito perché giocavi contro un signor centrocampo, perché secondo me di primo impatto l'intenzione era quella di tamponare Brozovic nelle partenze, ma che sì, purtroppo era stanco e non ce la faceva. Ma anche mezzo infortunato, sicché prima di dire che doveva andare in tribuna perché non rinnova, prima guardiamo quello come mai, perché anche loro poi hanno dovuto fare delle sostituzioni che ci hanno portato a vincere, come Lautaro che non ce la faceva perché era stato con la nazionale del Sud America, tornato il giorno prima, come anche altri, come Sanchez. Allora, guardiamo queste cose. Guardiamole, davanti Giroud, ecco, ha fatto quello che doveva fare, il minimo indispensabile l'ha fatto. Due palloni, due reti, è quello che deve fare una punta come lui. Ci aspettiamo di più, ma purtroppo no, di più non te lo fa. Ha provato qualche colpo di testa, ma era sempre in mezzo a due difensori che non è semplice giocare con quei due difensori di loro. Sono tante cose che non andavano, sono tante cose. Ci godiamo, sì, ci godiamo, oggi si gode, guardate, io ancora sotto sono nudo, sono tutto un calore, sono tutto, però guardiamo anche la realtà. E questo è un invito che faccio io, poi ditemi cosa ne pensate, oltre che lasciare like e campanella attiva, iscrivervi al canale, ditemi cosa ne pensate di questa partita, di quello che sto dicendo. No a godere e spruzzare, perché quello l'ho fatta anch'io. Poi, purtroppo, no, così, noi ci è andata bene, ci è andata bene, che le sostituzioni hanno influito, l'Inter si è un pochino sfaldata, vuoi la stanchezza, vuoi il calo di concentrazione, e è stato quel che è stato. Il calcio è così, certe volte va bene a noi, certe volte va bene agli altri. Qui ieri sera ci ha sorriso la fortuna, la sorte, ci ha voluto bene a noi, è andata bene a noi.
Punto, semplice. Punto, punto. Eccole. Però ecco, queste sono le cose che secondo me sono un pochino da aggiustare. Capisco anche il livello di difficoltà giocando con una squadra come l'Inter, che è superiore, il campione in carica. Però ecco, ma la cosa che non mi piace vedere e che non voglio rivedere è iniziare le partite già con la cacca nelle brache. Semplice. Semplice. Quello, ecco, quello è il minimo che pretendo. Che entrino in campo con la voglia, con la cattiveria giusta e senza aver paura di nessuno. Non come ieri sera. Non come ieri sera, perché ieri sera c'è andato di lusso e non lo sappiamo neanche noi come abbiamo fatto a vincere. Giocando in quel modo, impauriti in quel modo. Tutti, pallone, balzava il pallone. Tutto così, tutto così. Comunque, buona domenica a tutti, continuiamo a godere, si gode, ci mancherebbe altro. Un saluto, buona domenica. Mi raccomando, like e campanella attiva, il vostro Seba 08 Botti. Ciao, 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 ciao.